assolto per non aver commesso il fatto. Finisce con un'assoluzione il processo aperto ai danni di Elio Parucci, originario di Modigliana ma da tempo residente a Sant'Agata, per la morte dell'amico brasighellese Costantino Nannini durante una battuta di caccia. Dopo aver ascoltato i vari periti nominati durante il processo, il giudice ha deciso che non è possibile stabilire se il proiettile che uccise Nannini nell'ottobre 2009 nelle campagne di Cadilugo provenisse dal fucile di Parucci. Le dinamiche che portarono alla morte dell'allora 66enne Nannini rimangono quindi ancora incerte. Durante il processo, infatti, è stato appurato che i due amici stavano cacciando insieme ad altri cacciatori. Immerso in un frutteto, Parucci era riuscito a scorgere una lepre in lontananza e aveva caricato il proprio fucile, ma sbagliando la tipologia di proiettile. Invece, infatti, di caricare l'arma con una cartuccia a pallini, prese un proiettile calibro 12 a palla unica, usato per abbattere i cinghiali. La stessa tipologia di proiettile che colpirà Nannini in pieno petto, ferendolo mortalmente e rendendo inutile la corsa in ospedale. Analizzando tuttavia il corpo della lepre morta e il proiettile letale in questi anni, non si è riuscito a stabilire se il colpo che ha ucciso Nannini fosse partito dal fucile di Parucci. Nell'indagine venne coinvolto anche un terzo cacciatore che con la vittima ebbe importanti screzi finiti anche con minacce di morte, ma la posizione dell'uomo venne in seguito archiviata. Per il 77enne modiglianese, invece, in questi anni la procura ha provato a chiedere l'omicidio colposo, un anno e due mesi, ma il giudice non è stato dell'identico parere. A distanza quindi di 6 anni, oltre all'assoluzione, a Parucci è stata restituita anche la licenza di caccia e le armi sequestrate dopo l'incidente mortale.